Seconda giornata di gare al Tennis Club Alghero, 20ª edizione del Sardinia Open Uniqlo Wheelchair Tennis Tour. Oggi giornata variabile, piove, smette, si va in campo, si gioca, piove e rismette, si torna in campo, ma si gioca perché il Sardinia Open ha un grande team che mette tutti nelle condizioni di giocare al meglio. Gianluca Vignali, direttore del torneo, nonché mio partner di dirette nel settimana. Io sono pronto. Sei pronto? Sì, sì, prontissimo. Allora, 20ª edizione del Sardinia Open, un grandissimo torneo e quest'anno quasi 100 atleti in gara. Non ci finiamo mai di stupire. Quest'anno specialmente perché l'anno preolimpico, settembre, si pensava che ci fosse un alto numero di giocatori, ma oggettivamente 100 giocatori sono una cosa incredibile. Torneo organizzato benissimo, poi in Italia e in Sardegna si sta da Dio. Che dobbiamo dire di più? Niente. Mi piace sottolineare che è la 20ª edizione, sembra ieri ma sono passati 20 anni. Da qua sono passati tutti i migliori giocatori che abbiamo avuto nella storia degli ultimi 20 anni, tutti numeri uno, e quindi per noi è una soddisfazione veramente grandissima. La federazione è felicissima di questo evento, cerchiamo di aiutare quanto più possibile Alberto e la sua organizzazione per poterlo mantenere, perché comunque è una macchina organizzativa e richiede veramente un grande sforzo. Una macchina organizzativa è un team che per 3 anni è stato nominato migliore al mondo secondo l'ITF e secondo gli atleti, e in campo si vedono tanti top 10 e tanti ex vincitori di questo torneo. Sì, questo ci dimostra che quando riusciamo a coinvolgere più, diciamo, più istituzioni e più persone, noi in Italia non siamo secondi a nessuno. Noi abbiamo questa punta di diamante, ma mi piace ricordare anche tanti altri eventi. Per esempio a Cantù quest'anno un Future ha avuto più di 50 iscritti, a Forlì 55 iscritti, Cuneo 40 iscritti e chiudono il tabellone perché non hanno più posti. Quindi da qualsiasi parte noi organizziamo abbiamo sempre un grandissimo numero di atleti, e questo vuol dire che le strutture sono belle, sono capaci, le organizzazioni sono ormai rodate, e posso dire sotto l'aspetto, diciamo, prettamente organizzativo, che siamo veramente nell'elite delle nazioni migliori del mondo. Benissimo le organizzazioni, benissimo i tornei italiani, i giocatori? I giocatori stanno crescendo, i risultati purtroppo non ci hanno premiato in quest'ultimo periodo. Però devo dire che lo sforzo che stanno mettendo nel raggiungere i loro obiettivi è lodevole, e quindi speriamo. A volte, sai, il tennis è uno sport veramente strano. A volte passa una partita, quante volte noi durante le partite commentiamo, un punto ti può cambiare qualsiasi cosa. Noi stiamo qui che aspettiamo, perché sono sicuro, io personalmente sono sicuro, che abbiamo 2 o 3 giocatori che hanno solamente bisogno di un po' di fiducia. Se riescono a vincere una partita difficile, lottata, a fare un risultato che dà loro morale, si sbloccano sotto questo punto di vista, perché secondo me è un aspetto mentale che non riesce a raggiungere l'obiettivo che si sono
prefissi, ma secondo me ci sono molto vicini. Se dovessimo dare un nome agli appassionati da seguire in particolare? In questo torneo? Ma non solo. Secondo me quest'anno è l'anno di Hewitt. E per gli italiani? Per gli italiani purtroppo il tabellone non è stato molto generoso, però abbiamo già Luca Arca al secondo turno, c'è uno spareggio tra Culea e Cippo, più avanti Marianna Lauro. Sardegna Open con noi Luca Arca, numero uno sardo incontrastato. Dicono che in questo periodo stai giocando veramente bene. Beh, spero di continuare così. Adesso è già un bel periodo dove credo di aver trovato un buon punto d'incontro, ecco, nello sfruttare le mie armi. E mi sto allenando bene, sto giocando bene già da qualche torneo e spero di fare un buon torneo anche qui ad Alghero. Hai fatto un ottimo esordio, poi man mano che si va avanti gli incontri sono sempre più duri. Cosa ti aspetti da questo torneo e da questo finale 2019? Da questo torneo mi aspetto di fare un buon torneo, ecco, perché al di là, ecco, del risultato di oggi, spero soltanto di esprimermi al meglio nel mio gioco. Per quanto riguarda la fine dell'anno, vorrei cercare di entrare tra i primi 50, quindi cercare di fare ottimi risultati nei prossimi 4-5 tornei che mi vedranno impegnati tra ottobre e novembre. Da quando sei entrato in circuito e man mano che sei andato avanti hanno sempre parlato di te come un talento, come uno che veramente ce la può fare. Cosa ti manca per fare quel saltino per arrivare al top? Beh, lavorare duramente ogni giorno. Come tutti i grandi giocatori, i grandi campioni, non hanno mai smesso di lavorare duro. Allenamento e ascoltare e seguire le persone giuste, cercare di circondarsi comunque da un team di professionisti. E abbiamo visto che sei stato guardato tanto dai maestri Coppo e Paris durante il tuo primo incontro. C'è molto interesse per Luca Arca. C'è molto interesse e fortunatamente adesso anche a livello federale comunque siamo seguiti da loro due, che sono il top credo a livello italiano, sia come maestri che anche come ex giocatori, e quindi nessuno meglio di loro può darmi una mano comunque per la mia crescita. Sardinia Open non è solo tennis, è anche momenti di tempo libero, tra questi c'è anche il momento della degustazione del gelato dell'Olvi. Siamo con Eleonora, la prima volta qui al Tennis Club Alghero? Sì, non ci sono mai stata. E avevi mai visto un torneo di tennis in carrozzina? No. Abbiamo il gelato, un gelato particolare perché non si usa il latte ma l'olio d'oliva. Sì. Abbiamo questi tre gelati oggi, che sono pera e cioccolato, cioccolato e pistacchio, tutti gelati naturali 100%. E abbiamo visto che in tanti vengono qua e chiedono di poter assaggiare perché c'è molta curiosità. Sì, vogliono tutti conoscere questo prodotto nuovo. Tu l'hai assaggiato? Sì, molto buono. Mangi anche il gelato normale, che differenze ci sono al gusto? È molto più digeribile, insomma, sì, molto buono. Sapore molto forte. E l'olio, sappiamo che non è un olio sardo, è un olio che viene dall'Emilia Romagna. Sì. A Sardinia Open anche Simone, area manager della Fugar qui in Sardegna. La grande novità, il gelato non con latte ma all'olio d'oliva. Esattamente, e il nostro Olvi è un gelato che da diversi anni sta
spopolando nelle gelaterie, perché siamo riusciti a togliere i grassi del latte sostituendoli con l'olio di oliva. Questo è una cosa molto importante, perché per chi fa sport e chi pratica attività per il colesterolo, i grassi dell'olio sono carichi di omega 3 e omega 6 e quindi favoriscono lo sport e non riempiono le arterie. Allora, avete tolto i grassi dai gelati, fortunatamente non avete tolto i grassi dai tennis club ancora. Voi non solo gelati, ma andate anche con un integratore che vuole spopolare nelle palestre. Questa è una grande novità, questo è stato presentato per la prima volta quest'anno alla Fiera di Rimini del Fitness. Questo è un sorbetto fit, cioè va a sostituire quello che è il pasto nelle palestre o degli alimenti altamente proteici. Questo è un prodotto che con dei grassi, in assenza di grassi, scusatemi, senza sale, con molte proteine e molte ciclodestrine. Questo è un prodotto che è stato creato dall'Università di Urbino proprio espositamente per gli atleti. Dà una grande resistenza e un'alta digeribilità del prodotto. Prodotti studiati, congegnati bene, con un buon sapore. Ma soprattutto tutti italiani. Tutti italiani, e poi alla fine, per pubblicizzarli al meglio, si sceglie sempre una bella ragazza. Assolutamente sì.